Nella notte fra il 2 e il 3 dicembre 1967, in Sudafrica, a Città del Capo, ebbe luogo un evento storico. Il primo trapianto di cuore. Il chirurgo che firmò l'impresa si chiamava Christian Barnard. Il suo collega, Raymond Offenberg, lo descrive come egocentrico, intelligente, ambizioso, insolente, arrogante e gran lavoratore. E così sfrontato che non appena seppe del chirurgo russo che aveva trapiantato ad un cane una seconda testa, ripeté subito l'esperimento, mostrando con fierezza il grottesco risultato. L'esperimento non servì a nulla se non ad esibire il suo virtuosismo tecnico. Quanto piace all'uomo giocare a fare Dio? Negli Stati Uniti erano già in fase di studio i possibili procedimenti e le tecniche per realizzare l'operazione al cuore e Barnard ne era a conoscenza. Nell'ambiente erano tutti convinti che il primo a cimentarsi nell'intervento sarebbe stato Norman Shumway, cardiochirurgo che alla Stanford University di Palo Alto in California aveva passato anni ad esercitarsi sui cani per poter essere in grado di effettuare il trapianto cardiaco perfetto. Era lui il chirurgo più pronto, ma era frenato da limiti etici e legali. Per la buona riuscita di un trapianto di cuore, infatti, l'organo da utilizzare doveva essere prelevato ancora battente, ovvero da persona tecnicamente viva. In parallelo agli studi ufficiali, ebbero luogo anche macabre sperimentazioni, seppur dai sani principi. Nel 1964, il medico chirurgo americano James Hardy si rivolse a misure disperate nel tentativo di salvare la vita di una persona. Acquistò quattro scimpanzé, decidendo di trapiantare uno dei loro cuori nel paziente. Fu un completo disastro. L'uomo morì durante l'operazione e la reazione pubblica fu feroce. Ma tra l'altro questo... Ma dove l'ho comprato i quattro scimpanzé? Insomma, i tempi per procedere ad un trapianto di cuore non erano ancora maturi. Nonostante ciò, l'occasione per Barnard di passare alla storia gli si presentò davanti. La notte, fra il 2 e il 3 dicembre 1967, nell'ospedale di Groote Schuur, a Città del Capo, fu ricoverata Denise Darvall, una giovane in coma irreversibile dopo un incidente d'auto. Nel frattempo era degente nella stessa struttura un certo Louis Vashkansky, immigrato lituano di mezza età che gestiva un drugstore alimentari. Barnard, che conosceva gli studi in corso sul trapianto di cuore, prese l'iniziativa senza avvisare nessuno, comunicando l'esito. Intervento riuscito. Dopo 2 settimane di riabilitazione, la stessa sera del giorno in cui riuscì a rimettersi in piedi, Vashkansky cominciò a stare male. Faticava a respirare e gli fu diagnosticata una polmonite. Non si trovarono infezioni e per questo Barnard pensò che fosse una manifestazione del rigetto e diede a Vashkansky dei farmaci per tenerlo sotto controllo. Fu un errore, perché in realtà la polmonite era stata causata da una ferita alla gamba. Vashkansky avrebbe avuto bisogno di antibiotici che aiutassero il suo sistema immunitario e non di farmaci che lo indebolissero come quelli che gli vennero somministrati. Quando i medici capirono le reali cause della polmonite, era troppo tardi. Vashkansky morì il 21 dicembre. Poco importa se Vashkansky morì appena 18 giorni dopo l'intervento. Il primo trapianto di cuore fu presentato dai media come un grande trionfo per la medicina. E Barnard non solo dichiarò che l'operazione fu un successo, non fu mai accusato di omicidio e divenne una vera e propria star internazionale. L'entusiasmo favorì la diffusione dell'intervento, che fu ripetuto in Sudafrica, ma anche negli Stati Uniti, in Europa, India e Venezuela. Tuttavia, le persone sottoposte a trapianto non avevano un'aspettativa di vita così lunga. Tanto che se nel 1968 le operazioni al cuore furono un centinaio, nel 1970 appena 18. Il problema non erano le tecniche dell'epoca, da considerarsi abbastanza avanzate per rendere fattibile l'operazione, ma la possibilità del rigetto. Nonostante ciò, Barnard non perse tempo. Appurato che l'operazione era tecnicamente riuscita, il 2 gennaio 1968, appena un mese dopo la prima operazione, Barnard tentò un secondo intervento. A ricevere un cuore nuovo di zecca fu stavolta Philip Blyberg, dentista 59enne che sopravvisse più di un anno e mezzo dopo l'operazione. Il donatore era un nero, Clive Haupt. Coincidenza clamorosa se pensiamo che il tutto stava avvenendo sullo sfondo dell'apartheid in Sudafrica, dove il governo razzista operava la separazione delle etnie e praticava forti discriminazioni nei confronti dei neri, ritenuti inferiori. Il cuore di un nero impiantato nel petto di un bianco valse a Barnard il premio di uomo dell'anno da parte dell'Unione degli Stati Africani.
I trapianti di cuore falliti, un merito comunque lo ebbero. Portarono ad una ridefinizione del concetto di morte nella comunità scientifica. Infatti, fino a quel momento, generalmente, si considerava morta una persona senza più battito cardiaco. Ed è per questo che Barnard doveva essere accusato di omicidio. Perché durante il primo trapianto, il cuore della giovane donatrice era ancora battente al momento dell'operazione, ma la paziente risultava in coma irreversibile. Fu così che la definizione di morte fu ampliata, resa più complessa se mettiamo in conto che una persona può essere morta se manifesta assenza di segni di ricettività. Nessun movimento, non respira spontaneamente, non conserva riflessi e l'elettroencefalogramma è piatto. Barnard ormai aveva avuto la sua apoteosi. Incontrò svariate personalità di spicco, come il presidente degli Stati Uniti Lyndon Johnson e Ranieri di Monaco, ma anche Papa Paolo VI. Fece amicizia con molte celebrities del mondo dello spettacolo, come Sophia Loren e l'attore Peter Sellers, ispettore Clouseau nella Pantera Rosa. Il suo primo matrimonio fallì dopo che si diffusero dei pettegolezzi su una sua presunta liaison con Gina Lollobrigida. Ad ogni modo, seguirono altre due mogli. Barnard continuò a fare trapianti di cuore per alcuni anni, ma i suoi interventi non contribuirono in modo particolare nel progresso scientifico. In totale, fece 22 trapianti di cuore in 13 anni. Nel 1983 smise di operare, un po' per i problemi alle mani causatigli da un'artrite reumatoide, un po', secondo i suoi colleghi, perché aveva perso interesse nella chirurgia. Morì il 2 settembre 2001 mentre era in vacanza a Cipro. Lo uccise un attacco d'asma, ma tutti i giornali scrissero che si trattò di un infarto. Siamo giunti alla fine. Vi ringrazio come sempre per l'attenzione. Se vi è piaciuta la pillola, iscrivetevi al canale attivando la campanella, mettete un like e commentate. Ci vediamo alla prossima. Ciao! Volete fare anche voi il vostro trapianto a casa? Bene, vi spiego come fare. Procuratevi un cuore. Fatto? Da una parte si espianta il cuore del donatore, gli si apre lo sterno e si espone il cuore. Quindi si chiudono vene e arterie, si raffredda il cuore e si recidono i vasi sanguigni. L'organo viene immerso in una sostanza che ne mantiene la temperatura intorno ai 4-10 gradi per rallentarne il deterioramento. Questo stato non può durare più di 4-5 ore. Dall'altra parte occorre rimuovere il cuore del ricevente. Prima di tutto attivare la circolazione sanguigna extracorporea attraverso un macchinario cuore-polmone che si collega alla vena cava superiore e alla vena cava inferiore tramite cannule. Dunque clampare, dall'inglese clamp, ossia chiudere temporaneamente l'arteria principale detta aorta. Bloccare la vena cava superiore e la vena cava inferiore. Vena cava superiore e vena cava inferiore vengono separate dal cuore tramite incisione per poi essere suturate con il trapianto del nuovo cuore. Si passa poi a separare l'aorta chiusa precedentemente che, come la vena cava, sarà poi ricongiunta con il cuore del donatore. Si separano infine le vene polmonari e le arterie polmonari, anch'esse saranno poi collegate al cuore da trapiantare. Il cuore malato viene rimosso e si posiziona il nuovo cuore, che è suturato alle vene polmonari. Dunque viene ricollegata l'aorta, rimossa la chiusura temporanea, si ricongiunge l'arteria polmonare e la vena cava superiore ed inferiore. Si estraggono così le cannule e si riattiva la circolazione corporea. Infine si procede con la riattivazione del cuore tramite defibrillatore e quindi con la sutura del torace.